Mi chiamo Romeo Vernazza, sono del 1958 e ho sempre abitato a Savona. Negli anni delle bombe facevo la terza liceo scientifico a Savona. Allora, liceo scientifico, allora io venivo dalla provincia, che non era una gran, diciamo che era Guigliano, Valleggia, era la conurbazione urbana, tanto per fare un po' un termine, di Savona. E quindi avevo già un potenziale svantaggio, diciamo, perché comunque non ero un cittadino. Il liceo scientifico non lo apprezzai moltissimo, mi sembrava che un po', vabbè, ho avuto in quel momento, allora, un precedente, alle medie ero un ragazzino prodigio, vabbè, sembravo il genio della scuola, ma così, cioè, quindi era, e per forza, ho detto prodigio perché era una cosa temporanea. Al liceo mi trovai molto spaesato, era una classe di 35 dove c'erano 10 che si vedevano già che erano condannati alla bocciatura perché erano quasi lì per caso. C'erano degli insegnanti che erano molto rigidi, molto legati secondo me a schemi passati che potevano andare bene a 10-15 anni prima, poi non si poteva neanche pretendere perché avevano quell'età lì, cioè io li vedevo molto vecchi, cioè un quindicenne, sedicenne vede tutti vecchi, però erano un po' così, ad esempio l'insegnante di italiano aveva un completo per ogni giorno e cambiava la camicia ogni giorno. Il venerdì si metteva con la rosa e non capivamo un po' perché, però comunque forse. E non ero interessato da tantissime altre cose, quindi lo scientifico l'ho fatto piuttosto male, devo dire. Poi ho recuperato, diciamo, alla fine, recuperando 2 anni in maniera un po' rocambolesca. C'era un clima di. Adesso senza fare il politologo, ma c'era un clima di politicizzazione molto forte, nel senso che all'ingresso del liceo c'erano volantinaggi, quasi sempre, anzi esclusivamente di forze di sinistra. Savona era un po', le isole Aran della cultura italiana, per cui non c'erano, io non mi ricordo di aver visto lotta continua, aver visto potere operaio, c'era lotta comunista che era praticamente un'istituzione già allora, con il loro giornale molto criptico, e c'erano i comunisti, il Partito Comunista d'Italia, marxista-leninista, al quale io mi affiliai, vabbè, un termine, sembra un po' mafioso, ma. Ebbi una frequentazione con loro a 15 anni, no? E mi sembrava di fare chissà che, ma subito, diciamo, mi allontanai perché non c'era, da una parte non c'era il minimo senso dello spirito, dall'altra erano legati a filo doppio all'Albania e alla Cina. Quindi arrivavano, ti davano in mano Albania oggi e Nuova Cina, che erano dei bollettini, poi erano stalinisti, mentre Lotta Comunista erano leninisti, anche lì poi bisogna sapere. E mi ricordo che andavo parecchio male, quindi vivacchiavo, non ero rimandato, recuperavo, poi alla fine poi mi hanno anche bocciato. Una cosa interessante mi è venuto in mente tempo fa che i temi, no? I temi, il professore mi dava dei bellissimi voti, cioè, e io ne ho trovato qualcuno, cioè qualche brutta qualcosa, e facevo dei temi deliranti, nel senso che ero talmente, che poi non ero violento, non ero né rivoluzionario, però ero talmente intriso da questa cultura che facevo dei temi dove alla fine praticamente se c'erano argomenti di tipo sociale finivo sempre nei lacchè dell'imperialismo americano, termini anche un po' ricercati. A me piaceva cercare anche delle parole ricercate, dittatura del proletariato, tutte queste cose qua che veramente. E mi stupiva che di prendere 7 e mezzo, 8, cioè, non gli ho mai chiesto.
Perché mi dava questi voti? Probabilmente, vabbè, il tema aveva un suo svolgimento, era ben fatto, però veramente il contenuto era quello che era. Ma lì si scont io ho scontato, poi probabilmente nella mia classe non brillava nessuno, brillava qualcuno, ma perché era veramente quello che si dice un secchione, no? E quindi non ho conosciuto direttamente persone della mia età, di quel tempo, che fossero degli intellettuali o comunque delle persone, diciamo, superiori dal punto di vista culturale rispetto a me. Rivedendomi ora c'era un'ingenuità e anche un'incoscienza di fondo, no? Cioè, veramente. Ma io credo che i giovani abbiano questo, cioè io guardando anche ora, cioè, i nipotini, ma anche figli, cioè ragazzi con cui. Che hanno la mia età, probabilmente sono bombardati maggiormente da informazioni, però c'è un'ingenuità, c'è un'innocenza quasi, no? Che non si è ancora perduta, per cui tutte le manifestazioni, tutti gli impegni e le situazioni un po' particolari, come poteva essere, diciamo, quella di fare la vigilanza durante le bombe, era affrontata in maniera, non dico giocosa, perché comunque si sentiva un certo peso dell'impegno, no? Diciamo l'assunzione della responsabilità. Ecco, quello che a posteriori mi è sembrata la cosa più importante è stata questa assunzione della responsabilità, perché noi eravamo dei ragazzini. La mia stessa moglie, che no, allora non conoscevo, mi ha raccontato che lei aveva 14 anni, io ne avevo 16. E aveva fatto anche lei le ronde intorno al suo liceo, nel senso che pensare che, allora, questo senso di responsabilità c'era stato anche un po' instillato, perché comunque c'erano le associazioni, i movimenti che avevano organizzato questa diciamo, rete di controllo della città e dei posti nevralgici, ognuno la propria scuola, ognuno i propri uffici. Era una cosa, secondo me, molto innovativa, perché si dava una responsabilità, comunque si mandava per strada in una situazione dove potevano scoppiare bombe un po' di qua, un po' di là, no? C'era un nemico sconosciuto, un nemico fantasma che ogni tanto metteva una bomba. E li si mandava per strada senza sapere avere nessun tipo di esperienza. Cosa potevano, se fosse veramente successo qualcosa o ci fosse stata, diciamo, un incontro con persone malintenzionate. Che cosa? Non avevamo, diciamo, la lista delle cose da fare. Noi eravamo addestrati. Ed è, credo, non so se fosse una forma di incoscienza o di fiducia diretta, però ribaltando questo. Se ribaltassimo la stessa situazione, più o meno, con tutte le dovute accortezze, al giorno d'oggi, cioè pensare, io penso ai gruppi WhatsApp delle mamme della terza C, o a tutti i genitori che vanno a scuola e proteggono a priori i loro figli rispetto agli insegnanti, ai voti, alla disciplina interna, eccetera. E avrebbero permesso di mandare i figli di notte. Ad esempio, io venivo da Valleggia, sono andato a Savona con la mia corriera e sono stato lì, cioè fino all'1:30, poi mi sono preso l'ultima corriera, però sono stato lì. Altre volte mi sono fermato dal mio amico, dal mio compagno di scuola, per cui, cioè, mandi dei 14, 15, 16 anni, 17 anni, poi vabbè, man mano che poi hanno partecipato anche adulti, così per strada, da soli, senza sapere minimamente cosa fare. Adesso sarebbe impossibile, io credo, ci sarebbe, penso che anche il governo avrebbe una reazione diversa, però allora la trovai forse inconsciamente una forma anche di liberazione, cioè eravamo protagonisti di qualcosa, sì che facevamo a quei tempi gli scioperi, però erano sempre, poi a Savona non c'era la contestazione che c'era a Milano, che c'era a Roma, per cui. Questo è uno dei punti, diciamo, più salienti di questa esperienza, no? Poi ci sono gli aneddoti, ci sono. Diciamo quello che mi ha più colpito.
Un'altra cosa è che una delle bombe l'ho sentita, nel senso io abitavo a Valleggia, esattamente davanti alla centrale, alla centrale termoelettrica dell'Enel, e ci fu proprio questa esplosione fortissima e si sentì proprio, eravamo lì, proprio di fronte a 100 metri, quindi. E mi ricordo mio padre che, mio padre era del 12, aveva fatto la guerra, quindi aveva fatto la campagna di Grecia, la campagna in Jugoslavia, era stato internato, quindi sapeva, mi ricordo che disse subito: queste sono bombe, perché non ci fai mai caso, nel senso, ora se senti un'esplosione così in campagna, ma la centrale dell'Ener spesso, soprattutto nei primi anni, faceva dei rumori mostruosi, in piena notte scaricavano il gas, poi sono stati per fortuna un po', diciamo, redarguiti, perché non si poteva, facevano dei rumori assurdi. Invece mi ricordo mio padre dice: no, 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 questa è una bomba, questa è proprio una bomba, no? Questa è la mia esperienza così. E poi vabbè, c'erano tutti gli aspetti, secondo me, un po' goliardici, un po' diciamo sociali. Mi ricordo ad esempio che nel prima ronda di controllo intorno allo scientifico, incontrammo io e il mio amico, giravamo a coppie, a parte che c'era tanta gente, poi gente che guardava dalle finestre, insomma, non credo che, cioè, potessero esserci rischi, a meno che non fosse arrivato un comando tipo quelli. Diciamo di quelli dell'ISIS, no? E incontravo due signori anziani e cominciamo a chiacchierare, no? Ed erano due ex partigiani, dicevano: siamo ex partigiani, eccetera, eccetera. E mi ricordo che erano molto contenti che ci fossero giovani, anche giovani molto, cioè, piccoli, 16 anni, insomma, impegnati in queste cose qua. Non era un discorso di circostanze, li ho visti proprio, ed è stato il mio primo incontro, diciamo, con i partigiani, nel senso che prima non era, era un, pur essendo sempre stato di sinistra, non ero molto, la resistenza la davo ancora per un fatto talmente acquisito che non ci si pensava ancora. I fascisti in giro non se ne vedevano, almeno a Savona se ne stavano ben tranquilli nel loro posto, che sono le fogne, tra l'altro. Si dice tornate. E mi ricordo, mi è venuto in mente qualche giorno fa, quando ho pensato di venire qua, che io pensavo: guarda che questi signori anziani, questi vecchi qui, fatti due conti, perché i partigiani erano molto giovani, erano diciottenni, ci sono dei fucilati di 16, 17, avranno avuto 50 anni, 55 anni, no? Quindi anche l'idea dell'anziano, ed erano veramente, cioè avevano molto meno degli anni che ho io ora, no? E mi ha fatto un po' pensare, mi ha fatto pensare, cioè, gli scambi generazionali, mi ha fatto pensare come il tempo sia passato e come sia finita quella, e come l'elastico, no? È finito l'elastico dell'ombrello della resistenza, è iniziato quello ha fatto anche delle cose buone, di Casa Pound, della maggioranza silenziosa che si è trasformata in maggioranza rumorosa e leghista e razzista, eccetera, eccetera. Ecco, i fascisti, no? I fascisti, dicevamo già allora, queste bombe le hanno messe i fascisti, le hanno messe i fascisti perché erano attentati i fascisti, anche perché, diciamo, il terrorismo rosso non faceva, non perseguiva la strategia della tensione. Il terrorismo rosso sparava dalle gambe all'inizio, perlomeno sparava dalle gambe ai dirigenti o ai capi fabbrica. Mi veniva in mente che i fascismi, per noi, i fascisti erano dei fantasmi, cioè non avevamo mai visto uno. Al liceo, se c'erano, si vedevano, probabilmente avevano il Loden più bello, perché poi si andava di moda quegli anni il Loden, erano figli di professionisti, figli comunque di borghesi, di commercianti abbienti, però si guardavano bene dal manifestare le proprie idee. E quindi erano un po' dei fantasmi, non riuscivamo neanche a identificare,
proprio come dal punto di vista iconografico, no, comunque dal punto di vista proprio umano, come dargli un volto, dargli un. Per cui anche la nostra stessa presenza lì, oltre a controllare, guardare, fare cose con una certa maldestria, perché comunque non eravamo esperti di niente, ci rendeva quasi, ci faceva, rendeva consapevoli della nostra funzione esclusiva di presenza, cioè quello che probabilmente, perché noi eravamo degli incapaci a tutto. Questa presenza è stata importante, perché se, ammesso che questo esperimento, queste bombe a Savona fossero stati un esperimento sociale, no? Per capire quale fosse la reazione in una città, diciamo, rossa, perché comunque a quegli anni diciamo, i partiti di sinistra erano molto forti e diciamo, era una città rossa. E questa reazione di pubblico e di questa presenza, poi, una presenza non qualificata, probabilmente ora metterebbero dei poliziotti, più poliziotti, o farebbero intervenire l'esercito, non saprei come questo governo, diciamo, reagirebbe a una situazione di questo tipo. Credo che abbia segnato molto, cioè ha segnato molto questa reazione, ecco. Tornando alla mia esperienza personale, allora io ero abbastanza cioè la prima volta che dovetti andare a Savona ero molto preso dalla cosa, cioè avevo anche una certa, cioè non avevo assolutamente idea di cosa andassi a fare, a cosa andassi incontro. Probabilmente la mia era una forma anche un po' di ansia, E quindi dovevo prendere l'autobus. A un certo punto mi venne l'idea, vicino alla fermata c'era un mucchio di pietre, mi presi un pietrone. No? E vabbè, cosa volessi farne? Non lo so. Un pietrone né troppo piccolo né troppo grande, qualcosa che fosse maneggevole. Non mi sentivo più sicuro. Non avevo l'eschimo perché. Ero già in un'età dove l'eschimo era roba da vecchi, no? O comunque da più marcatamente politicizzati. Noi eravamo, diciamo, debolmente politicizzati. E me lo misi in quell'età, di Montgomery agli Alamari, e poi a queste tasche applicate. Me lo misi lì, in questa tasca, una cosetta così. E me lo portai, me lo dimenticai quasi, no? Perché comunque me lo tenni lì in tasca e niente di che. E facemmo un po' di ronda, poi si chiacchierava, si guardava, poi facevamo comunque ci davamo un'occhiata in giro, perché comunque un minimo senso diciamo, della situazione ce l'avevamo, nel senso che controllavamo le persone che passavano, poi si vedevano chiaramente le persone che facevano la ronda, tanti erano ragazzi, però dietro di queste persone poteva esserci chiunque, nel senso che non li conoscevamo, tanti non li conoscevamo personalmente. La cosa durò un bel po' di ore perché ero arrivato là intorno alle 7, comunque era inverno e quindi era già quasi buio. E poi a un certo punto c'era talmente tanta gente che io e il mio amico Jean Pierre, che io lo chiamo Jean Pierre, ma si chiama Gian Piero, e adesso fa il medico, gli dissi: ma andiamo un po' andiamo a prenderci qualcosa da bere, non so. E finimo in un bar lì in Piazza Brennero, c'era il flipper e cominciamo a giocare un po' a flipper. Questo non ci sembrò quasi di fare un po' di disobbedire a un ordine non scritto, quello di essere un po' troppo giocosi, no? Vabbè, ci siamo stati una mezz'oretta, niente di più. Poi abbiamo ancora girato, chiacchierando di qui e di là, e allora, cioè, pensavo anche questo, fosse successo qualcosa, non c'era altro da fare che urlare, perché non vedo, a parte il mio pietrone, che ovviamente poteva veramente risolvere la situazione, non c'erano telefoni, non avevamo cellulari, non eravamo molto meno smaliziati probabilmente di ora su certe cose, su altre magari no, eravamo un po' più selvaggi, quindi meno sedentari.
Presi di corsa l'ultimo, quella volta lì dovevo tornare a casa perché comunque i miei non lo facevano vedere, ma un po' di ansietà ce l'avevano. Presi l'ultimo autobus che andava, non andava neanche a Valleggio, andava a Portovado ed erano quegli autobus ancora, erano dei cassoni blu giganti, vecchissimi già allora, e avevano un'enorme piattaforma sul retro, tutta libera senza. A me piaceva sempre, a tutti piaceva stare lì perché si era tutti in piedi lì. Poi mi ricordo che l'autista andava velocissimo perché non, era praticamente vuoto. La città comunque, a parte le ronde, la gente si guardava bene da andare in giro, ecco. Anche nella mia stessa classe, che diciamo una specie di stratigrafia sociale. C'era una bella fetta di maggioranza silenziosa che non erano assolutamente interessati né tutto sommato a sapere o approfondire la situazione, a studiarla, a leggere qualcosa e né tantomeno a fare una ronda o un po' di vigilanza. Quindi diciamo che c'era la maggioranza silenziosa, un materasso, c'era una squadra materasso che stava lì. Scesi a Portovado, mi feci la mia passeggiata pensando, ripensando, comunque anche da Vado, l'autobus andava a Portovado, e da Vado a Valleggia anche lì trovai parecchie persone che facevano comunque la guardia, stavano per strada, controllavano. La cosa simbolica, rimisi il pietrone nello stesso esatto punto. E me ne andrai a dormire, ecco. I miei non mi dissero niente perché sapevano, anche lì non manifestarono nessun tipo di preoccupazione. È una cosa che mi ha fatto sempre, nonostante mi volessero un bene infinito, nel senso sono sempre stati molto, molto attenti e molto anche ansiosi, perché io comunque ero un po' vivace, diciamo. E aspettavano però sempre, quando avevo quell'età lì, poi più avanti no, ma quando avevo quell'età lì aspettavano sempre che tornassi a casa, quindi li sentii tranquilli che si muovevano nel letto, dicevo vabbè, è arrivato e me ne andai a dormire, ecco. È bella anche questa, non so se c'è, forse oggi c'è ancora, questa libertà di movimento che avevamo, soprattutto noi che dovevamo andare a Savona. Cioè, chi stava a Savona poteva farsi il giro di qualche quartiere ed era comunque sempre vicino a casa. Noi dovevamo andare a Savona con un mezzo ed era lì, cioè, ed era un viaggio, eravamo sperduti. Io la prima volta che ero a Savona non avevo la minima idea della topografia, degli spazi, no? Mi ricordo una notazione così. Ero appassionato già di cinema, soprattutto mi piaceva l'horror in quel periodo, a quegli anni avevo 14 anni, quasi 15, e a quegli anni leggi Edgar Allan Poe, poi passi a Lovecraft è un po' un mattone, e quindi ami il cinema horror. E a 14 anni partii da Valleggia con l'autobus, andai allo spettacolo pomeridiano dell'Esorcista, che era uscito pochissimo, e me lo vidi praticamente perché i miei amici volevano sempre andare al cinema per ridere, però quindi erano amici del periodo, amici di ancora di scuola media, e quindi non e mi vidi l'esorcista da solo nella galleria, da solo io, comunque c'era pochissima gente nella galleria dell'Eldorado, nello spettacolo pomeridiano. E poi me ne tornai a casa da solo, no? E devo dire che passai 3 o 4 notti infernali, con una paura così. Poi lo rifeci come Profondo Rosso, ero già un pochino più grande, però anche lì da solo al cinema, cioè proprio. Poi da quel momento lì cominciai a dire, beh, al cinema è meglio andarci in compagnia. Difatti cominciai ad andarci con la ragazza o con gli amici. Vabbè, e questo è quanto, ecco. Sul dopo bomba, diciamo, dal punto di vista del ricordo, delle discussioni, secondo me, almeno a mio parere, a mio ricordo, cadde proprio una
cortina di piombo, nel senso che probabilmente, vabbè, giornalisticamente non era, finirono, credo anche, io mi informai, vabbè, a quegli anni mi informai debolmente dal punto di vista, però mi pare che non ci siano stati colpevoli o comunque c'erano sospettati, non furono istituiti processi e probabilmente ci furono qualche anniversario, l'avranno fatto, nel senso a 10 anni, però non ho mai visto un grandissimo interesse. Io ogni tanto lo seguii, man mano che diventavo, diciamo, un po' più anziano, ero ancora comunque abbastanza giovane. Mi ricordo ad esempio quando, ecco, una cosa che mi colpì, spero di non sbagliare perché non vorrei, però quando Napolitano fu eletto presidente della Repubblica, mi stupì che pensavamo a un cambiamento di qualche tipo, no? Ma anche quando ci fu il primo governo della sinistra con D'Alema, no? Cioè quando fu giubilato Prodi, mi stupì che dopo tutti quegli anni, e comunque era già qualche decennio, non venisse desecretato nulla dagli archivi del servizio segreto. Perché comunque il servizio segreto avrà, a parte le teorie che fosse connivente o comunque che ci fosse stato il servizio segreto deviato che in qualche modo coadiuvava la parte cattiva della cosa. E mi pare che ancora ora non siano usciti i documenti, i resoconti. Le ispezioni, le ricerche che aveva fatto il servizio segreto a distanza di tutti questi anni. Non mi pare, ecco, io poi magari non è che segua molto, però mi sembra che come un po' come la vicenda di Ustica, cioè sono le stragi, siano delle storie che restano in un limbo. E dove molto probabilmente la verità o non si saprà mai o la sapranno persone talmente lontane nel tempo, nipoti e pronipoti, dove il tutto finirà in un calderone della storia un po' così, studiata al liceo in mezz'ora, ecco. Questa è la mia sensazione, proprio una voglia di rimozione. La stessa voglia di rimozione probabilmente. Non parlo solo delle bombe di Savona perché era un evento locale, diciamo di tutta la strategia della tensione. Una voglia di rimozione che ci fu molto probabilmente anche subito nel dopoguerra, cioè dove in pratica lo stesso Togliatti in qualche maniera amnistiò tutti i fascisti, nel senso non, per una pacificazione. Lì c'erano veramente dei nemici visibili, ma anche per questi nemici invisibili mi pare che non ci sia mai stato un reale intendimento di verificare quale fosse la vera verità. Processi lunghissimi in Piazza Fontana, processi portati chissà dove, teorie su Ustica, ci furono le teorie più incredibili, non parliamo degli attentati in Piazza della Loggia, eccetera. Mi pare che tutto questo sia un episodio che non sarà mai un'incompiuta, ecco, un po' come un film perduto. Credo che sia tutto finito subito dal sopraggiungere della normalità, del calderone della politica, perché è un po' il gioco che fa il giornalismo, nel senso che la notizia è anche la più importante del mondo, dopo qualche giorno, dopo una settimana, finisce in terza, in quarta, in quinta e poi sparisce. E questa situazione qua, eravamo in una situazione dove c'erano i due blocchi ed era una situazione bloccata proprio, anche se diciamo, il blocco di sinistra cominciava lentamente a. Non dico a democratizzarsi perché era già democratizzato, però a staccarsi da esempi
diciamo, dittatoriali, perché poi erano quello che erano, esempi violenti, esempi negativi, parliamo dell'Ungheria, dei fatti della Cecoslovacchia. E dall'altra parte c'era la forza, chiamiamo, che allora era la forza della reazione, adesso ce l'avessimo, uno dice, la Democrazia Cristiana. E quindi questo blocco fece sì, secondo me, di mettere nell'ombra queste situazioni, che comunque erano fastidiose, potevano essere fastidiose. Da una parte, allora la sinistra probabilmente avrebbe potuto anche cercare di rinsaldarla, di mantenere la fiamma viva di questi esempi, però poi comunque anche in un gioco di rapporto e di scambi anche, perché poi la vita è fatta anche di mediazioni, è fatta di contrattazioni, e quindi si tirava un po' da una parte e dall'altra. È un gioco che i rivoluzionari, i duri e puri della sinistra, o magari anche della destra, non accettano mai, ma la politica è fatta di mediazione, no? Grazie, diciamo, allo scontro tra idee della Democrazia Cristiana e del PC si sono comunque avuti, ci sono stati anche i poliziotti che menavano e sparavano, però si sono anche avuti miglioramenti salariali, miglioramenti nella sanità, di tutto il welfare che è stato costruito. Erano, diciamo, un benessere diffuso. Sono dei risultati che ci hanno consentito di vivere le nostre generazioni, la mia e anche quelle successive, di vivere in un paese tutto sommato democratico e anche con tante possibilità, mentre invece tutte le generazioni precedenti, io guardo già da mio fratello, che è più anziano di me, ma soprattutto dai padri, dai nonni, se stiamo a vedere quello che hanno vissuto loro, noi siamo dei beneficiati, cioè siamo proprio davvero beneficiati. Possiamo raccontare di aver avuto un incidente d'auto, questo è il nostro dramma maggiore, o di aver fatto appunto la vigilanza, mentre i nostri genitori, almeno i miei genitori, hanno fatto la guerra, hanno fatto la fame. I nonni hanno fatto la prima guerra mondiale, hanno fatto la spagnola, la fame, proprio fame vera, cioè morivano molto prima. E quindi siamo riusciti finalmente a vivere in una situazione, in una bolla, come si dice ora, diciamo, dove si stava bene, e siamo stati bene, abbiamo tutti potuto studiare. Una volta, diciamo, la mia famiglia se la trasporto ai primi del Novecento, io sarei andato a fare l'operaio o a zappare la terra, molto probabilmente. E questo è un grande risultato, secondo me, cioè, ed è la nostra fortuna. E questo ha purtroppo comportato il taglio degli spigoli, quindi gli spigoli acuti, come queste tristi storie, come la strategia della tensione, come il 77, come il 68, sono stati storicizzati anche in maniera pomposa, ma non fanno più parte di un dibattito attuale. Ecco, se vengono citati, ci fanno tanti libri, ma poi non fanno oramai parte della storia, un po' come i Guelfi e i Ghibellini, ecco. Anche con il rigurgito che c'è ora proprio di persone che si dichiarano fascisti, che sono tanti, o comunque che simpatizzano, o comunque che giustificano, ho sentito anche degli insegnanti che comunque dire la fatidica frase "hanno fatto anche cose buone". Io sono rimasto colpito, e quindi vabbè, questa è la contraddizione anche dei nostri giorni. Poi il futuro sarà completamente diverso, molto probabilmente, ma è un altro discorso, credo. Allora, la rimozione collettiva venne, io credo che in una situazione del genere, con il contesto politico anche nazionale, anche internazionale, era
probabilmente un meccanismo già consolidato che si attuò quasi automaticamente. Io differenzierei i ricordi e le situazioni, le ansie in base agli strati della popolazione e anche alle persone stesse, nel senso che da parte mia e da parte penso della maggior parte delle persone che hanno sentito hanno vissuto questa situazione, hanno anche in maniera attiva hanno fatto qualcosa, chi più chi meno e chi anche se pur diciamo ingenuamente, in tutte queste persone è prevalsa, diciamo, non di indifferenza, però c'era una certa incoscienza e poi una certa indifferenza perché penso che queste tragedie, anche che poi erano tragedie, sono morte delle persone, le devi vi vivere direttamente nel senso devi non subirle, ma assistere direttamente. Invece io credo era tutto un po' evanescente, il nemico non c'era, non era individuabile. Spaventava molto la concatenazione degli eventi che teneva sempre in tensione, no? Anche se non voglio sminuire perché la strategia era quella di tenere sempre in tensione, però c'era una bomba su un traliccio, una bomba alla centrale Enel di fuori dalla strada, cioè alcuni... Almeno mi sembrava già allora, ci sembrò, o comunque subito poco dopo, che mi sembravano certi attentati, mi sembravano un po' così, un po' dilettanteschi o comunque marginali e facili, perché è facile andare a Cadibona, non so dove, a Monte, dove non c'è nessuno e mettere una bomba lì, o dalla centrale dell'Enel dove c'è una strada di notte e non ci passa mai nessuno, butti la bomba e te ne vai, no? Per cui... Non so, io non ha, non ha, nei momenti di controllo, quando si faceva la vigilanza, così c'era una certa ansietà, però secondo me era controllata. A parte invece le persone forse più sensibili, oppure quelle che hanno vissuto proprio direttamente cioè, o la vicinanza delle esplosioni in città, ecco, quello credo che abbia colpito sensibilmente gli animi, penso che ci siano molte persone, mi pare di aver letto anche delle testimonianze che sono rimaste veramente molto provate, però io quello a mio parere lo ritengo una platea molto ridotta e molto circoscritta, quella diciamo dei turbati, diciamo, o comunque delle persone che sono state segnate, tutto il resto io credo è passato nel calderone della storia, sono successe tante cose, 2 anni dopo c'è stato l'omicidio Moro, le Brigate Rosse, c'è cioè la strategia della tensione praticamente finì più o meno in quel periodo, iniziò il terrorismo rosso, le Brigate Rosse nel loro momento di massima espansione e arrivarono subito dopo gli anni 80, il rampantismo, cambiò di nuovo tutto, cioè gli anni 70 finirono quando cominciò la Milano da bere, ecco, e quello cambiò anche le generazioni. Non, le generazioni già allora noi eravamo abbastanza influenzati dalla moda o da certi tipi di atteggiamenti, anche se era la nostra politicizzazione, anche se minima, ci temperava. Penso che dagli anni 80 in avanti la moda, il modo di essere, per come si quello che si mangia, quello che si, che, per cui quello che indossi diventa preponderante. E da lì arriviamo fino a oggi, arriviamo a tutto il resto, cioè quello che conosciamo bene, ecco, dai social alle mode, alla diversa comunicazione, affermazione dell'io, cioè abbiamo tutti adesso un processo di affermazione, prima c'era la maggioranza silenziosa, adesso tutti cercano di affermare se stessi come qualcosa di speciale, a quei tempi c'era molta più, diciamo, consapevolezza dei propri limiti, cioè nessuno voleva fare chissà cosa.